Gli interventisti erano quelli, come definizione, che nei 10 mesi tra lo scoppio della guerra europea, cioè estate del 14 e maggio del 15, quando entro l'Italia, in questi 10 mesi insistono perché il governo scelga di schierarsi, di entrare in guerra e di schierarsi accanto alla Francia e all'Inghilterra. Beh, questi interventisti, stiamo parlando delle città, attenzione, questi interventisti durante la guerra sviluppano un sentimento molto, molto brutto, molto che ha anche delle conseguenze per il dopo, cioè a dire individuano nemici della guerra dappertutto. In quel momento, bisogna ricordarlo, in Italia il Partito Socialista è contro la guerra, no? E questi interventisti vedono pericoli di disfattismo, la parola è disfattismo, cioè contro lo sforzo dell'esercito, vedono disfattisti dappertutto, cioè si comincia a sedimentare il problema del nemico interno. Questa è una frattura gravissima all'interno della società e noi questo lo sappiamo dalla stampa, lo sappiamo dalle carte d'archivio. Si denunciano i cattolici, per esempio, perché anche i cattolici che non avevano un partito rappresentato in Parlamento, ricordiamocelo, però anche i cattolici erano contro la guerra, anche se poi i cattolici partecipano allo sforzo bellico. E questi interventisti segnalano una predica di un parroco particolare, cioè lo segnalano alle autorità. Qualcosa che riguarda Roma, a Roma c'è una tradizione di chiedere le grazie a cosiddetto bambino dell'Araceli. L'Araceli è una chiesa di Roma accanto al Campidoglio, qui c'è un bambino che dicevano avrebbe fatto grazie. Beh, nelle carte di polizia si trovano denunce di persone che durante la notte di Natale avevano chiesto al bambino la pace. E questo è indice molto grave di una frattura all'interno della società rispetto a una nazionalizzazione e a una solidarietà che si dice a parole. È molto grave questa frattura, perché si ha paura di chi non la pensa come te, si ha paura del quello, addirittura viene chiamato il nemico interno, cioè al nemico austriaco, il tedesco, si somma nella mentalità di questi interventisti l'italiano che non è sulle loro posizioni. E ovviamente tutto questo si risentirà nel dopoguerra.